Muschio selvaggio. Idromassaggio. Questa credo sia l'impresa più ardua della mia vita. Quale? Presentare il miglior presentatore italiano. No. Cioè, come si fa? Dire il suo nome con entusiasmo. Ok. No, mi sembra già una buona cosa. Ciao ragazzi. Benvenuto. Buongiorno. Ciò che ne rimane, spero che stasera la voce torni. Vediamo. Come stai? Sto bene dal punto di vista, come dire, del morale e una chiavica fisicamente, perché sono pezzi, un bel roller coaster, deve essere stato fino ad adesso. Sì, anche perché si dorme 3 ore a notte, ma poi al di là delle 3 ore, che già è un problema, è quello di occuparsi di mille cose, quindi normale. Però l'entusiasmo, l'adrenalina, come nel calcio, no? Sai, io faccio sempre, dove tutto può succedere, bisogna adattarsi. Bravo, bisogna adattarsi. E poi è chiaro che se nel calcio le cose vanno molto bene, la stanchezza la senti meno, perché è inutile dirlo, la verità è perché questa. Perché sei, no? In quel momento sei, sì, ma anche un galvanizzato, un musicista, anche se suona davanti a uno stadio pieno, la fatica è minore rispetto a che davanti a 10 persone, perché l'energia anche del pubblico. Esattamente arriva. Così. Esattamente. Cioè, è quella la tua benzina? Sì, sì, sì. È davvero quella la tua benzina? Sì, sì, davvero quella la mia benzina. Perché io. A te ti risucchia l'energia il pubblico? Sì. Ah, per me è il contrario. Scuole, a te ti gasa. Sì, sì. A te ti gasa. Me gasa. E allora hai avuto un sacco di benzina, perché è stato l'ennesimo Sanremo dei record. Pensa che quando facevo il Festival Bar, c'era la finale, si faceva a Napoli, perché all'epoca l'arena non la concedevano più. Sì. E io ho fatto 2 finali di Festival Bar davanti a 250.000 persone. Bella, in piazza del Plebiscito. E ricordo alcuni cantanti che erano giustamente terrorizzati, e il maestro Peppe Vessicchio lo può testimoniare, prima di entrare. Per me quella cosa lì invece era esattamente l'opposto. Esaltante. Perché 250.000 persone per me è come un'unica entità, è una massa che si muove e che ti segue di più. Però lì li vedi. Ma sai che c'è, secondo me, il tuo nome, sai che tu hai un nome teoforico. Ah. Oh. Beh, Martin, certo. Ho detto giusto stavolta. Guarda, ti ho detto Martin. No! Infatti, arriva. Faccio progressi. Faccio progressi. Stai parlando di me. No, perché lo chiamo sempre Luis. Allora, teoforico. No, teoforico, portatore di deità. Cioè, amo Dio, sì, Amadeus. Amedeo, certo. Come Amadeus. Certo. Come esatto. Amadeus Mozart. E quindi secondo me è una sposa perfettamente la sensazione che tu, cioè sposa il tutto. Grazie. E la forza del tutto. E la ragazzi, ragazzi, maestro, ma il maestro è maestro non a caso, maestro. Non a caso, diciamolo, è il maestro più amato d'Italia. Maestro più amato d'Italia. Lo possiamo dire. Questo lo possiamo dire senza che gli altri si possano offendere, no, perché lo riconoscono tutti. Pensa, era amato anche quando stava in silenzio, semplicemente la ripresa del maestro Vessicchio che sorrideva, tutti facevano. No. Quando apre bocca poi è vero, è vero. No. Che ieri ha fatto, a volte peggio, ieri ci hai fatto una sorpresa, maestro. Sì, sì, ma era una sorpresa vera, perché poi ama lo sa, non lo sapeva nessuno, l'invito era arrivato, sapevo, sì, ma era arrivato da Enrico Melozzi, che è il direttore, certo, di Gianluca ovviamente contento di questa, perché ci conosciamo da una vita, e abbiamo condiviso il podio. Si sa che già un direttore è tanto, a volte è pure inutile. Quindi no, in quella, no, ci sono delle circostanze in cui le dimensioni dell'orchestra sono tali che non c'è bisogno del direttore, quindi serve, nelle complessità serve un direttore. Anzi, poi dopo ti devo chiedere, sì, una cosa, ma te lo farò dopo. Va bene. Ah, ma io mi chiedo dal profondo del mio cuore, chi te lo fa fare? No, davvero. Sempre per quella faccenda che dicevi prima. Guarda, io ho fatto un'esperienza, abbiamo girato un programma qui, un piccolo programmino, e sono divelto. Ma sai perché? Perché poi noi affrontiamo le cose pieno di, cioè, pancia. In realtà, esatto, di pancia. Quindi che tu faccia, a parte che il tuo 3 è come fosse un 30 in realtà a livello mediatico, nel senso che certo i numeri possono essere inferiori perché gli spazi sono più piccoli, ma tu somma tanti numeri e fa la quantità. Quindi Sanremo si alimenta anche di tutto questo. Cioè, certo, se ci siete voi qua con Muschio Selvaggio, per me che sono il direttore artistico di Sanremo è una figata.
figata pazzesca, perché vuol dire che un mondo fighissimo dove io ho mio figlio che è, come dire, quello che mi fa vedere tutti le testimone vostre, è testimone, ma come lui ci sono 30 ragazzini in classe e come lui ce ne sono 3.000 nella scuola e come lui ce ne sono 3 milioni, certo, euro, cioè, si viene, quindi, a generare un circolo virtuoso, bravissimo, straordinario, esattamente, certo. Allora tutto questo però lo fai perché lo fai di pancia, perché tu sei uno così, lo fai di pancia, voi siete così. Quando fai una cosa di pancia è chiaro che la fatica è, insomma, è notevole, mm-hmm, però poi i risultati, insomma, con un pizzico di fortuna che ci vuole sempre, si vedono. I risultati si vedono, quindi e quando ieri ti ho visto dietro alle quinte, no, e ti ho visto sorridente, sì, tu ti diverti, sì, io mi diverto, tu ti diverti, mi diverto moltissimo e comprendo la parte di divertimento che c'è durante lo show, sì, quella che io non riuscirei a gestire, che non so come fai a gestire così bene, è la parte di conferenza stampa, perché quella è, oh mio Dio, la cosa, spulciare tutto, no? La cosa più greve, secondo me, no? E se pensi che io non mi preparo storicamente alle conferenze stampa, quando sono arrivato a Sanremo ti fanno, giustamente, fanno il loro lavoro, gli uffici stampa ti danno tutto il materiale, dove, come dire, di quello che dicono, che scrivono, che potrebbero chiederti, le criticità, eccetera eccetera. Io non leggo una riga, cioè io nel momento in cui arrivo a Sanremo chiudo, compro il cartaceo, perché mi piace, quando sarò nonno, non ci sarò più, qualcuno erediterà il cartaceo, però mio padre e mio nonno non era proprio, avranno l'archivio Amadeus, avranno un archivio o ci riscalderanno il camino, fa quello che vogliono, però insomma, ma non leggo una riga, quindi io arrivo in conferenza stampa che non so neanche qual è la criticità, certo. E questo però mi aiuta, perché io non penso prima quello che potrei dire, ma come sempre lo dico di pancia, a proposito, e quindi questo mi fa star bene, fa stare problemi, tranquillo. Sì, sì, poi conosco tutta la macchina, quindi sono, quindi, pronto, qual è, a sostenere. Qual è per te il momento più stressante? La conferenza stampa. Ah, ok. Resta quella. Esattamente quella. Sì, sì, ma sì, c'è un metodo che utilizzi per riuscire a fluttuare al di sopra di tutto lo stress e riuscire a goderti ciò che sta accadendo? Un tempo, dici? Un metodo. Ah, un metodo. Tipo, no, depersonalizzarsi? No, tipo dare il giusto valore alle cose, non so come dire. Cioè, nel senso che questo è un lavoro fantastico che facciamo, ma non è che stiamo operando a cuore aperto, cioè, okay, è show, è spettacolo, tutti attingono da Sanremo, perché su ogni cosa, se tu dici una cosa, gli altri ci creano la polemica, anche se tu dici vabbè, ma non ho detto niente, cioè ho detto una cosa normale, e sì, ma è normale troppo, quindi io devo trovare la dietrologia della cosa normale che hai detto, quindi devi partire dall'idea che questa è Sanremo, è questo, uno show. È uno show, allora se tu lo vivi da show e chi se ne frega, domani è finito tutto, certo. Se tu lo vivi come la cosa esistenziale della tua vita, oddio, hanno detto, hanno pensato, hanno creduto, è chiaro che ti logora dentro, ti logora. E io questo non lo permetto. È come un, ti presti alle regole di un, sai, gioco, mi hai illuminato in questo momento. È vero, è un gioco, bellissimo, sì. Ma non, c'è sempre una ragione, sì, sì, dietro un successo come questo, sì. Tu vieni dalla generazione cecchettiana, sì, ok, sì. Volevo avere un parere da te rispetto a cosa è stato Cecchetto per la tua epoca. Beh, Cecchetto è stato non solo colui che mi ha dato fiducia, perché questa è una cosa importante, no? È come quando poi alla fine tu nei cantanti o gli artisti, qualcuno, devo dire, lo trovo bellissimo che me lo dica, grazie per la fiducia. La fiducia vuol dire andare a cercare qualcosa che va al di là di certi schemi. Cioè Cecchetto all'epoca, negli anni 80, andrò a cercare delle, tutti arrivavamo più o meno in quel periodo, metà anni 80, io, Giovanotti, Fiorello, Max Pezzali, cioè tutti, ma eravamo fuori da certi schemi. Cioè, lui io, è un visionario, è stato, esatto, un grande visionario. Cioè io ero uno che faceva la radio in maniera atipica, dove non faceva il ok ragazzi siamo pronti, andiamo, cioè questo modo che si faceva negli anni 80, io andavo in un'altra direzione, ero più cazzaro, ero più, e lui questa cosa lo incuriosiva, così le caratteristiche di Fiore o di Max Pezzali o di Lorenzo, no, cioè cerca di vedere che cosa ci potrebbe essere al di là della cosa scontata, ed è quello che poi io ho acquisito, cioè proviamo ad avere un'idea diversa, questa è un'idea diversa, cioè ho un glass sul terrazzo di un hotel dove fate la trasmissione, potevate farla in uno studio tradizionale, cioè, e provare a dire la prima idea che mi è venuta è una figata, ma magari fra 8 giorni sulla stessa idea mi viene una roba ancora più figa perché non è prevedibile. E secondo te chi è il Cecchetto contemporaneo? Io. Ma questo è l'unico momento, certo, di modestia. No, no, però no, mi devi, anche tu che fai queste domande, insomma. No, no, io sono perfettamente d'accordo.
oltre a fare il conduttore sei stato direttore artistico, ovviamente, hai fatto la differenza. Ah, ma voglio, anche voglio, altri voglio hanno dire una cosa, il tema Cecchetto. Io ho notato che tu metti le mani su tutto. Sì, per forza. Controlli tutto, dai consigli a tutti, ascolti tutte le canzoni. Cioè, questa cosa è pazzesca, fai un lavoro incredibile. E questo è credo doveroso. Dettato dalla passione. Dalla passione, innanzitutto. Cioè, per me la cosa più bella è ascoltare le canzoni e provare, consigliare, credere. Ci siamo sentiti anche io e te tante volte. Cioè, però mettere tutti in condizione di come dire, di comfort zone. Cioè. Perché i miei sì o i miei no sono sempre motivati, non è mai dato né da una simpatia, antipatia, né da un motivo personale, né da una mia playlist, perché sennò farei un grosso errore. Quindi cerco, certo, di immaginarmi quello che potrebbe accadere. Ma per andare sereno, ecco, per andare in conferenza stampa tu devi sapere tutto, perché chiunque mi possa chiedere perché hai scelto le transenne che vanno al parco, certo, io ti dico perché ho le transenne. Se uno dice le transenne, perché abbiamo le transenne, quella cosa lì non devi mai essere, quindi come bisogna dire, essere un po' control freak, gestire ogni aspetto. Sì, ma sì, mi sembra giusto. E questo me l'ha detto Pippo Baudo, questa è la cosa che ha detto Pippo Baudo prima ancora di fare Sanremo. Lui mi disse: io vorrei che tu facessi Sanremo, è stato molto carino, ricordami, mi prese un tavolo al ristorante e mi dice: ricordati, se fai Sanremo tu ti devi occupare di tutto, anche delle luci, di qualsiasi cosa, e le canzoni le ascolti solo tu e le scegli solo tu. Ah. Io quella cosa di quando me l'ha detto, perché ho detto: ma come si fa a fare Sanremo? Cioè, che fa il direttore artistico? Non, certo, quando lui mi disse questo, io andai via dal ristorante e dissi: porca miseria, e ci ho pensato, ma non sapevo di doverlo fare. Quando mi chiamarono, presi, come dire, alla lettera quello che mi disse Pippo. Io ho visto Baudo spostare un vaso di fiori all'ingresso dell'Ariston, sì, cioè fuori stavamo entrando, perché lui la guardò e disse: no, quello non va bene, non ci sta, andò bene lì e lo spostò. E quindi pensa a dove era come diventare il giardiniere, il consiglio giusto. Però sai che c'è una differenza però tra il primo Amadeus, perché noi siamo Amadeus 4, poi ci sarà un biografo che ti darà la V, capito, come poi per le opere del grande maestro. Nel primo Amadeus, al secondo, il primo ovvio non c'era il pubblico, hai fatto un'opera di salvezza del festival, perché rischiava di non andare in onda. Nel secondo hai messo in pratica ancora più fortemente la tua direzione. Beh, senza... è venuto quel Sanremo del Covid, quello dove poi è venuto Federico, quello è stato il Sanremo vero, è stato il cambiamento musicale, perché è lì che c'è stato, non doveva andare in onda, nessuno voleva che Sanremo andasse in onda. Qualcuno scriveva che Sanremo andava in onda perché era un mio capriccio, pensa te. E invece quel Sanremo ha dato proprio, io ho detto devo cambiare tutto, tanto non ci guarda nessuno, non c'è nessuno, siamo tristi, depressi. E io credo che ci sia stata una svolta anche musicale. Esatto. Perché abbiamo partecipato io, Francesca, i Maneskin, c'è stato un ringiovanimento del linguaggio, anche non delle la pesce, prego, di Martino, i Madame, esatto, cioè tutto quel mondo. C'è stato proprio uno switch completo. Esatto. Ma tu hai acquisito sempre più potere decisionale, però. Sai perché? Perché quel passo lì che era azzardato, io ricordo il direttore Coletta quando gli diedi la lista, queste sono la lista, lui la guardò e disse: io tranne tre gli altri non so chi sono. Che e ho detto: perfetto, allora vuol dire che è questo, giusto, è il vero cambiamento. No, cioè, se avessi fatto il 20% di share chiaramente, certamente, mi avrebbero cacciato, però ti devi prendere dei rischi nella vita. Abbiamo un giochetto al volo, un piccolo format. Sui giochi da poco hai aperto il tuo profilo Instagram, grazie a Chiara. Veramente adesso è incredibile, è esploso, ma io non rimango uno veramente, siccome sono un boomer prestato ai social in questo momento. In realtà di successo, quindi funziona, però c'è una cosa che serve saper fare quando si utilizza Instagram. Sono le caption, quindi che cosa sono? Scrivere sono che sono intanto sotto... che sono ok bravo, una foto, bravo, io quello è per il me un vero foto. Problema, cioè io quasi non scriverei mai niente perché non so cosa scrivere. Perfetto, ma non si può fare questo. E il gioco di oggi consiste in questo: dovresti darci delle caption alle seguenti foto tratte da tuoi programmi. Ok, allora questa, che caption gli daresti?
Questo io qui imitavo, cioè cercavo di imitare Celentano quando ero con Fiore. Potrebbe caption vuol dire che devi spiegare a chi guarda la foto. Devi la didascalia della foto. Please and call in Ensign Chuchel, per esempio. La didascalia della foto potrebbe essere ironico. Ciao caro, serio. Ho la faccia, molleggiato. Ho la faccia da pirla, ma sto facendo un'imitazione venuta male. Che ne so. Però tu ironico, quindi ci sta. Già una strada, non ti prendi. Basta, basta solo la faccia da pirla, diciamo. Questa è scuola. Io avrei messo ehi. Ehi, bravo, ho capito. È l'esperto. Ho capito, ma tu sei Messi. Io avrei messo I want you. Anche questo, anche questa figa, bravo. Adesso sto imparando. Questo? Oddio. Questo è. Questo è. Sta arrivando Fedez. Io avrei messo che succede. È che più o meno è. Esatto. Questo è. Vabbè, questo potrebbe essere, che ne so, facciamo che sia una cosa avvenuta bene. La prima serata che vi ascolti, grande minghia! Sì, perché non dice la bocca da me. Questo potrebbe essere, che ne so, è sempre stupore preso da Aldo Giovanni e Giacomo, che era, mangia. Potrebbe anche essere vestito di tua moglie, questo sì. Quando scende Chiara, uno dice altri guai domani. In linea col festival. E questo saluto tutti quanti, fatemi andare via. Fatemi tornare a casa, vi prego. Ringraziamo Amadeus per essere stato con noi, davvero, grazie mille. Io ho la domanda selvaggia. Questa volta faccio così, me la faccio da solo. Ho imparato come si fa. Mercoledì, giornata faticosa, perché già c'è stato tutto il precedente, arriva il giovedì, poi arriva il venerdì, quella dei duetti, cioè si finisce la notte tardi, e l'orchestra per esempio comincia alle 11 e poi dritto fino a ieri sera, mi pare hanno chiuso alle 7 di sera, alle 19, per poi alle 20:40, 20:30. La gente non sa, ma si suona fino a mezz'ora prima quasi di andare in onda. Esatto, perché si prova. Ora io so il vaso dei fiori Pippo lo spostava, tu sei al vertice, molte cose. Tu sai quanto guadagna un violinista di fila per tutto il festival? Allora guardi, non te lo chiedo ora, né lo voglio dire adesso, però prendi informazioni su questa cosa, siccome tu stai facendo tanto bene, ci sono delle cose che andrebbero messe a posto. Giusta segnalazione. No, io non so come loro avrebbero detto che è tremendo, però il concetto è sempre lo stesso, poi si saprà e io spero che tu possa dare una risposta. Assolutamente, volentieri. Grazie, ci sta assolutamente, perché il lavoro che fanno è tanto, è veramente maestro, posso enorme. Darle un 5, bravo maestro. Mi sta diventando un po' Fedez. Allora l'anno prossimo vengo con te sulla nave e lo rappo. Ringraziamo Amadeus per essere stato con noi, davvero grazie mille di cuore, complimenti per tutto. Grazie ragazzi. Viva Muschio Selvaggio, grazie a te.